1893, 20 gennaio, il massacro di Caltavuturo. Mi sono connesso a questo posto e agli impedimenti, ai problemi che ci sono stati in passato, che vedono ovviamente i contadini contro il potere. Il potere cambia faccia, ma è sempre uguale. Il lavoratore cambia faccia, ma è sempre uguale. Lo sfruttamento della società continua. Anche gli artisti sono come contadini, lavoratori. Non voglio paragonare l'artista al contadino, però siamo anche noi classe operaia. Forse operiamo per lo spirito, operiamo per qualcosa che è invisibile. Anche noi lavoriamo la terra dell'anima. L'anima vince sempre, l'anima e la purezza vincono sempre. Al centro del murales sono rappresentati un megafono e un televisore. Il megafono rappresenta la voce del popolo, se invece sull'ala sinistra, rivale, c'è il televisore, quindi il senso ipnotico della televisione, dell'informazione, di quello che potrebbe essere, delle promesse non fatte. Ecco perché ci fu questo massacro di Caltavuturo, perché i contadini dopo anni si sono ribellati, hanno occupato le porzioni di terra che gli erano state promesse. Ecco. Quindi questo tema, questa denuncia sociale è una costante delle tue opere. Sì, effettivamente io sono anche un artista performativo e ho lavorato a livello internazionale e di solito i confini sono quello che mi interessano. Sono stato anche tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, Palestina, sono stato tra la Russia e l'Ucraina che sono in conflitto, dall'Azerbaigian e l'Armenia e ho creato azioni performative. Molti dicono che io sia un artista politico, ma io sono apolitico, sono spirituale, sono più che spirituale, sono essere umano e il mio punto è la connessione con tutto e con tutti, è l'uguaglianza. Quando sono arrivato qui ho cominciato a sentire l'abbraccio della montagna, un abbraccio protettivo e quindi questo murale è esattamente al centro dell'abbraccio della montagna e quindi è come una protezione verso questo popolo che si ribella. Una protezione verso il buono del mondo, non la cattiveria. Osservo molto le persone che osservano la street art. Ogni artista, street artist, può donare una certa serie di vibrazioni alle persone che la osservano. Quindi ogni artista, in un certo senso, individualmente aiuta nella crescita individuale a ogni osservatore e ognuno di noi artisti lo fa in modo personale. Questa è la mia idea, è come lavoro io.